Taranto, piazza Immacolata, seconda fiaccolata per le vittime dell'inquinamento, una dimostrazione forte, una dimostrazione attraverso la quale si vuole gridare, urlare il nostro diritto di vivere. Qui parte un corteo, da qui parte un corteo che si dirigerà sino a Piazza Garibaldi e qui ci sarà il momento della riflessione, il momento della valutazione, il momento della denuncia, il momento della proposta. Tutto in maniera civile, ma fermi sul nostro diritto di difendere la vita nostra e dei nostri figli. Massimo Castellana, uno dei portavoce di genitori tarantini. È davvero bello quest'oggi vedere una città unita, bambini, una unione di generazioni che hanno il coraggio di denunciare. Purtroppo Taranto finora è stata violentata, è stata saccheggiata nello spirito oltre che nel fisico. È la seconda manifestazione a distanza esatta di un anno. Le motivazioni profonde, lo spirito, i passi successivi. Sì, le motivazioni sono sempre quelle di denunciare e di protestare contro questo squilibrio che viene creato dai governi che si sono succeduti in questi ultimi anni rispetto a situazioni uguali. A Genova l'area a caldo è stata chiusa, i dipendenti non hanno perso il lavoro grazie a un accordo di programma, a Trieste sta per essere chiusa l'area a caldo probabilmente perché il ministro Patronelli, come si chiama? Patuanelli è di Trieste. Che ha dichiarato che l'ILVA ArcelorMittal, al di là di quelle che saranno le scelte della proprietà, è patrimonio dello Stato e lo Stato, costi quel che costi, porterà avanti la siderurgia. Licenza di uccidere. Sì, e questo è proprio questo modo di intendere la Costituzione italiana che garantisce a tutti la salute come diritto fondamentale, anzi come unico diritto fondamentale, perché l'aggettivo fondamentale lo troviamo scritto in tutta la Costituzione solo una volta e si ritrova proprio in quell'articolo,
l'articolo 32, che fa della Costituzione italiana una Costituzione all'avanguardia rispetto praticamente a tutte le altre Costituzioni dell'intero pianeta. E quindi quando si mette in secondo piano la salute per una produzione tra l'altro fallimentare, tra l'altro che non serve più a nulla, con questi impianti vetusti che cadono a pezzi, beh, allora qui c'è qualcosa di strano, qui forse non si sta badando alla produzione ma a qualcos'altro. Il problema di fondo è quello. Una produzione che viene dichiarata contro la salute e la vita di cittadini e lavoratori a Genova e viene chiusa, viene spostata a Taranto e viene dichiarata produzione strategica per lo Stato. Non ci siamo, a questo livello non possiamo starci. Purtroppo Castellana cambiano gli attori, ma il copione è sempre lo stesso. Si sono succedute tutte le varie realtà politiche di segno politico e ideologico diverso, ma si è deciso di crocifiggere Taranto. Questa è l'amara realtà. Sì, è un'amara realtà che fa anche a pugni con quelle dichiarazioni preelettorali che ci facevano intendere che da alcune posizioni politiche si potesse anche prevedere una chiusura degli impianti di Taranto. Ottenuto il successo che hanno ottenuto, naturalmente si sono rimangiati tutto, e questa è la politica italiana, una politica che, ripeto, offende la Costituzione italiana, che voglio ricordare non ci è venuta gratis, è costata la vita. Col sangue dei nostri padri. È costata la vita a 100.000 giovani italiani, e quindi francamente io resto senza parole, come dovrebbe rimanere senza parole l'intera nazione di fronte a queste cose. Leggo una bella testimonianza ai giornalisti, la cosa già la so e tutto si può dire sul mio conto, fuorché il fatto che io non abbia sposato sin dall'origine, pagando sulla mia pelle, la difesa dell'ambiente. Dei numeri toccanti, i numeri parlano da soli, questi sono i numeri di cui i giornalisti dovrebbero parlare, e lo dico da giornalista: molti giornalisti tacciono colpevolmente e dolosamente, perché poi vediamo che ArcelorMittal riempie le pagine di pubblicità e scatta la museruola alla libera informazione. Bisogna dirlo, lo dico da giornalista libero, da voce fuori dal coro: più 54% di incidenza tumori nell'età tra gli 0 e i 14 anni, più 21% di mortalità infantile oltre la media regionale, più 20% eccesso di mortalità nel primo anno di vita, più 45% di malattie iniziate in gravidanza. Non lo dico io, non lo dice la signora, lo dice lo studio Sentieri. Un motivo chiaro e netto per chiudere Ilva senza se e senza ma. Sono una mamma e difendo i miei figli. Penso che un motivo più grande di questo non ce ne sia. Voglio che i miei figli respirino, vivano anche in questa città. Perché devono andare via? Non solo per lo studio e il lavoro, anche per la salute. Non sta né in cielo né in terra. Vogliamo vivere, non chiediamo nient'altro. Come detto, il corteo si ferma qui in piazza Garibaldi e ci saranno una serie di contributi, una serie di interventi appunto in materia di inquinamento, in materia di testimonianza
con riferimento a quanto accade, a quanto è accaduto e a quanto potrà appunto succedere. Sono dei momenti, sono dei contributi di ciascuno. Ci sono medici che danno la propria, che forniscono la propria testimonianza. Ecco, un contributo di idee, un momento di riflessione, di denuncia e di proposta. Interessati al problema. Quando per l'aggravarsi della situazione sono intervenuto in qualità di ufficiale sanitario con un'ordinanza indirizzata al direttore del centro siderurgico e al presidente dell'area di sviluppo industriale, è successo il finimondo. Quest'ultimo, che tra l'altro era segretario provinciale della DC, si è sentito leso nella sua insindacabile sovranità. Per lui non contava la tutela della città da un grave danno ecologico, contavano la difesa del prestigio e gli interessi di alcuni esponenti politici che ritenevano di poter disporre a loro piacimento delle sorti del nostro territorio come si trattasse di una colonia africana da sfruttare. A seguito dell'ordinanza, il dottor Leccese fu oggetto di insulti da parte del direttore del giornale locale, il quale, appartenendo alla DC, si sentiva intoccabile, alla stregua dei suoi padroni, ma il medico reagì. Quando ho avuto a che fare con prepotenti, specialmente se potenti, li ho sempre, come suol dirsi, presi di petto, molto volentieri. Lo denunciai per oltraggio aggravato a pubblico ufficiale. Alcuni amici della DC intervennero per convincermi a ritirare la denuncia per evitare spiacevoli conseguenze. La lettera continua in una data precisa, 28 marzo 1966, la data in cui si svolge il dibattimento per la denuncia. Quell'evento viene descritto minuziosamente. Finalmente, oggi, 28 marzo 1966, si è svolto il dibattimento sulla vicenda dell'oltraggio rivoltomi dal direttore del Corriere del Giorno. L'aula del tribunale era gremita di giudici e avvocati per ascoltare il professor Giovanni Leone, nonché deputato al Parlamento. Già presidente del Consiglio, scomodato dalla direzione della DC per difendere quel direttore da me denunciato. Al termine del dibattimento, essendo impegnato al Parlamento, è ripartito senza attendere la sentenza dei giudici. A me, in presenza di un folto gruppo di avvocati, ha tenuto a dirmi: sappia dottore che ho accettato di venire a Taranto perché sapevo che alla parte avversa c'era un galantuomo. Non avrei mai immaginato di ricevere un apprezzamento tanto lusinghiero da un uomo di così alto livello. La condanna al giornalista non mi interessava quasi più. Lo scritto termina con una nota di rammarico. Mi interessava molto di più la sorte della mia città, che purtroppo, nonostante il mio impegno, col tempo ho dovuto pagare lo scotto dello sviluppo industriale, con i danni subiti dall'inquinamento ambientale, e ha determinato un'alta percentuale di patologie polmonari tra la popolazione. Era il 1965. Questo scriveva il dottor Leccese nel 1965. Lui è stato uno dei primi a denunciare la gravità della situazione nella quale stavano mettendo la nostra terra, ed è grazie a uomini come lui se oggi siamo in tanti a denunciare. Lui lo fece da solo, senza paura e forte dei suoi studi e della sua professionalità, perché amava Taranto e non voleva restare fermo a guardare ciò che le stavano facendo. Oggi noi dobbiamo ringraziarlo e fare in modo che le sue battaglie e le sue denunce non restino inascoltate. Aldo Schiedi, lavoratore ex Ilva in AS, tante denunce, tante battaglie. Purtroppo, lo devo dire, la magistratura non ha dato sinora le risposte dovute e siamo qui di nuovo a manifestare a distanza di un anno con una situazione diversa.
peggiorativa, con tanti altri morti che purtroppo ci sono stati. Cambiano i governi, come detto con Castellana, ma purtroppo il quadro è lo stesso. Taranto condannata a morte. Hai detto bene, tante denunce, tante manifestazioni, ma i risultati non sono a tutt'oggi cambiati, caro Luigi. Purtroppo, un attimo, è partita la manifestazione. Ecco, il bello della diretta, ci spostiamo perché questo fiume umano, questa Taranto sana, vuol dire la sua ad alta voce, senza se e senza ma. Purtroppo sono cambiati i governi, cambiano i personaggi politici, però alla fine i risultati sono sempre gli stessi. Cioè si cerca di fare promesse a livelli ambientali, a livelli impiantistici, però noi la sera continuiamo a vedere i fumi e non pochi sulla città, continuiamo a vedere le morti in questa città, continuiamo a vedere gli incidenti sul lavoro e gli impianti che sono sempre più decrepiti all'interno di quella fabbrica, ve lo dice un ex lavoratore, oggi in cassa integrazione appunto per quelle denunce che tu prima dicevi. Mi chiamo Alessandro Rebuzzi, per gli amici il guerriero, non solo per il mio argento al campionato regionale di lotta greco-romana, ma anche e soprattutto perché ho affrontato senza paura la fibrosi cistica. Il guerriero, sì, come l'associazione culturale che i miei genitori hanno fondato dopo la mia morte, avvenuta il 2 settembre del 2012. Sono nato a Taranto il 6 maggio 1996, con una malattia genetica che colpisce soprattutto i polmoni, e per questo ho conosciuto il bisturi sin dai primi mesi di vita. Per 16 anni le mie giornate sono state costellate da terapie e continui ricoveri ospedalieri che ho sempre sostenuto con determinazione. Nonostante la mia terribile malattia, sono stato un inguaribile ottimista e non mi sono mai preoccupato di risparmiare energie per le cause ambientali sino all'ultimo dei miei giorni. I miei 16 anni sono stati vissuti sì nella sofferenza, ma anche nella meravigliosa voglia di vivere. Tutti i medici che mi hanno curato mi hanno sempre raccomandato di evitare di risiedere a Taranto, poiché l'aria inquinata di questa nostra città avrebbe sicuramente peggiorato la mia patologia, accelerando la mia morte. Infatti, quando io dimoravo in altri luoghi d'Italia, il mio stato di salute migliorava notevolmente, ma io volevo vivere pienamente Taranto ed ho combattuto come un guerriero perché essa fosse bonificata e disinquinata. Sono stato promotore di iniziative di lotta per l'ambiente, anche all'interno della mia scuola, senza delegare ad altri, ma partecipando in prima persona alle tante manifestazioni che si sono succedute negli anni. Per questo vorrei dire a tutti, soprattutto ai giovani e a chi spreca la propria esistenza, di impegnarsi per Taranto, di amare la propria città, anche caparbiamente, come ho fatto io. Molti di voi mi ricorderanno arrampicato sulla cancellata del tribunale nel 2012, insieme ad altri ragazzi in attesa del giudizio della dottoressa Todisco, che smascherava finalmente il colpevole atteggiamento dell'Ilva nei confronti della popolazione tarantina. Qualche mese dopo i miei polmoni hanno cessato di respirare ed io sono morto. Ma non è morta la mia lotta per l'ambiente. La vostra presenza qui oggi è la prova che c'è ancora tanto da fare. Non arrendetevi, ricordate sempre a tutti che anche a Taranto noi vogliamo aria pulita. Thank you.
C'è un popolo che combatte Ilva, la si può combattere attraverso vario modo, attraverso la lotta sindacale, attraverso la lotta dell'associazionismo, ma anche privati cittadini che mancano da Taranto, sono lontani da Taranto per ragioni di lavoro, ma che attraverso i social alzano la voce e fanno rumore. È il caso di Walter Grubissa, tanti anni vissuti a Roma per lavoro, ora pare che tu stia ritornando, il grido di dolore a distanza di un anno. Sì, è un grido di dolore che è rimasto inascoltato, perché come si diceva prima cambiano i governi, cambiano i partiti, cambiano le persone, ma la situazione è rimasta identica. Quindi a questo punto lottare comunque rimane una priorità e aspettare che qualcuno faccia qualcosa per Taranto credo che sia un'utopia. Allora o noi ci mettiamo in testa che questa città debba procedere unita per il superamento di questo sistema economico monoindustriale, o ci dobbiamo aspettare una strage. Perché vogliamo essere vicini ai bambini di Taranto, abbiamo anche dei manifesti. Mai silenzio, mai silenzio fu più eloquente di quello di stasera. Manifestazione. E sono venuto in solidarietà per la città di Taranto, perché tengo giusto in questo momento la cosa più importante è essere solidali, perché in questo mondo dove pensiamo soltanto al profitto e così, alla globalizzazione, soldi bene, pensiamo a una globalizzazione solidale. E ci sono anche giovani che sono venuti a manifestare, volete dire qualcosa ai cittadini di Taranto? Noi siamo solidali con i cittadini di Taranto perché soffrono veramente tanto ed è una cosa che non è minimamente calcolata nel dibattito italiano, dato che si parla soltanto della produzione, dell'acciaio e cose così, e non si tiene in conto le vite. Bene. E le malattie. Grazie mille. Bene, ecco, la manifestazione è quasi a termine perché il nostro permesso è già scaduto, ma ci hanno permesso di continuare per fare questa diretta. Vi saluto e vi ringrazio. Posso chiudere? Aurelio Rebuzzi è il ricordo del piccolo Alessandro. Doveva esserci anche lui oggi, a distanza di tanti tanti anni, una vita strappata a causa dell'inquinamento assassino, a causa di uno Stato assassino, perché così va definito, senza mezzi termini. Però il messaggio, il sacrificio deve avere un senso, il senso che certi accadimenti non abbiano più a ripetersi, e l'unico modo è chiudere il mostro, senza se e senza ma. La ringrazio, direttore, per questo invito a parlare di questa manifestazione, la seconda fiaccolata questo è il secondo anno, per ricordare tutte le vittime questa volta dell'inquinamento. Alessandro stasera sarebbe dovuto essere lui qui, ma mi ha incaricato prima che lui volasse. È un delegato. Mi ha incaricato di non mancare mai in queste assemblee che servono per far arrivare un grido ai nostri governanti perché a Taranto non si debba più ammalare per colpa di chi inquina. A Taranto le persone hanno diritto alla vita e pare che Taranto non faccia parte di questa Italia, perché quello che non è stato fatto a Taranto è stato fatto in altri posti come Genova, che è stato chiuso l'area calda dell'Ilva. Quindi quello che io stasera chiedo è che cessi questo massacro. Speriamo che questo grido questa sera, e spero nella partecipazione di tutti quanti, perché io qui stasera io non ho più figli perché sono un papà orfano, sto perché gli altri bambini debbano avere il diritto alla vita, io sto per i figli vostri. Grazie.
Vanni Ninni, delegato nazionale di CISAL SACS, è un momento difficile, un momento certamente di aggregazione sociale, è un momento di partecipazione, è un momento di riflessione, è un momento di dolore, di amarezza, perché queste manifestazioni non dovrebbero proprio esserci, nel senso che non dovremmo mai e poi mai avere una industria che uccide. È il momento in cui penso che si faccia la storia, è un momento di cambiamento in cui devono per forza cambiare le cose. Questo territorio che è stato saturato di veleno per tanti anni ha la possibilità adesso di rinascere. Bisogna finirla di avere una visione con il dolore, con il sacrificio della gente. Questa città può rinascere attraverso l'aggregazione, attraverso la sua vera vocazione naturale, che è quella legata ad arte, cultura, bellezza, felicità, quello che veniva detto già 2600 anni fa in questo territorio dai grandi filosofi, anche Platone è venuto a Taranto e vedevano in questo territorio quello che era la bellezza di questo territorio, quindi quello che è successo negli ultimi 60 anni non deve più coinvolgere. Una città stuprata. Una città, esatto, che ha avuto delle ferite profonde ma che si possono rimarginare. Questo è il momento, perché dopo 60 anni questa città può rinascere e questo spero che sia l'ultima manifestazione in cui si parla di dolore, di tragedia e le prossime purtroppo considerando il governo che abbiamo, i governi che abbiamo avuto ma anche quello che abbiamo, credo che purtroppo Taranto destinata a morte e sarà una nota dolente ricorrente, perché Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, ha detto a chiare lettere: costi quel che costi, l'Italia non rinuncia alla siderurgia, l'Italia non rinuncia all'Ilva, l'Italia non fa nulla perché a Taranto si evitino le morti. E grazie al cielo c'è l'Europa che ha detto chiaramente che nel 2050 ci dovrà essere inquinamento zero. Inquinamento zero non è più gestibile con le asticelle che si cambiano, con i limiti di accettabilità, con leggi nazionali. Le leggi su direttive europee non possono essere travisate da qualsiasi governo italiano, sia da quello che c'è adesso, sia da qualsiasi governo dovesse arrivare. Questa città ha alzato la testa, la cosa nuova è questa, c'è tanta gente, tanti ragazzi, tanti giovani che ormai non pensano più che bisogna vivere per lavorare per la morte, pensano che questo territorio può avere tantissime prospettive e il momento giusto è proprio questo. Andiamo avanti su questa strada, facciamo le proposte vincenti in cui si debba pensare a dare lavoro a 50.000 posti, a 50.000 persone, non a ridurre le 10.000 che ci sono oggi. È partita questa fiaccolata, questo lungo corteo, come vedete ci sono delle candele, delle fiaccole e delle croci, beh, purtroppo ricordano chi evidentemente non c'è più. Dicevo, persone di tutte le età, persone libere, persone intelligenti. Il rammarico che a questa manifestazione non hanno partecipato alcune associazioni, anche associazioni ben note sul territorio tarantino, ma si sa, purtroppo questa è una città divisa, lacerata, quando invece sarebbe stata l'occasione propizia per unire tutte le forze. Ci possono essere magari anche delle divergenze, delle sfumature circa la modalità di realizzazione di una manifestazione, ma l'unità era ed è la soluzione migliore, principale, e vedete qui come si snoda appunto tanti giovani, ora magari sperando che vincano magari una comprensibile timidezza, cercheremo così di ascoltare dalla viva voce dei partecipanti il loro stato d'animo, le aspettative, i motivi di sofferenza, i motivi di denuncia. Eccoci, abbiamo delle signore che sono qui a manifestare. Certo, siamo qui e per quel poco che possiamo fare cerchiamo di partecipare. È certamente una testimonianza di partecipazione, di senso civico, la forza di denunciare i soprusi, il diritto alla vita schiacciato, violentato in questa città. Certo. Esattamente, esattamente. Dovremmo essere tanti di più, questo è il rammarico. Purtroppo le associazioni si sono divise, questa è un'altra. Un'altra cosa negativa ovviamente è la responsabilità anche di chi non ha deciso di aderire.
Infatti. Ognuno è libero, per carità, però l'unità sarebbe stata opportuna. Certo, certo, almeno in questi casi essere uniti sarebbe positivo. Domenico Guarino, una vita vissuta ai tamburi, tanti amici, tante persone che non ci sono più, uccise dal mostro. E purtroppo anche oggi continuiamo a protestare, ma secondo me non faranno mai niente, non vorranno fare niente e non vedremo mai niente. La situazione, anzi ti posso dire la verità, che in questi giorni con il vento che c'è stato si è aggravata, polvere di minerale a go-go, la storia continua e purtroppo questo governo e questi governanti incapaci e incompetenti ci stanno distruggendo la vita. Le ASL ci danno il colpo di grazia, perché lì dove troviamo i problemi maggiori, dove dobbiamo andare a curare i nostri cari affetti dal cancro purtroppo. Ci sono dei momenti suggestivi mentre si snoda questo fiume umano, questa catena umana, suonano le campane. Queste campane sono campane di vita e vorremmo che sempre ci fossero le campane di vita, invece purtroppo abbiamo assistito fin troppo ai suoni, ai rintocchi, al lutto che hanno visto appunto tante vittime della nostra città. Altri cartelloni significativi davvero, delle immagini. È una città che urla la propria disperazione, una città che vuole vivere, una città che è stata ingannata. I bambini di Taranto hanno diritto a giocare, di studiare, di diventare grandi, di sognare la propria vita come la vogliono loro. Diamo voce ai bambini e diciamo basta l'inquinamento. Grazie Vittoria, grazie. Avanti, avanti un altro, tu chi sei? Andrea. Vai Andrea. Per tutti i bambini di Taranto, fermiamo il mostro, facciamo rumore, basta inquinare. La ricchezza più grande è la salute. Grazie, grazie. Andiamo avanti, chi sei? Matteo. Vai Matteo. No all'inquinamento, no allo smog, no alle polveri sottili, vogliamo un ambiente pulito, sano e colorato, in vita con il ciclato, preferiamo respirare l'aria pulita. Viva la natura che allunga la vita. Grazie, grazie. Avanti, avanti, la prossima, chi sei, con il piano? Francesca. Vai Francesca. Terra di terra e non di diossina, terra di mare e non di rifiuti, terra d'amore e non di guerra, terra di colori e di un mare d'amore. È la terra migliore. Grazie. Ancora, vieni a vedere qui, così ti riprendo. Paolo. Bene. L'ambiente è dove tutti noi ci incontriamo, dove tutti abbiamo un interesse comune, è l'unica cosa che tutti noi condividiamo, noi vogliamo vivere. Grazie, grazie, avanti, 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 avanti. Grazie Eugenio, grazie agli accompagnatori, grazie a chi li ha preparati, ai docenti. Ho fatto cenno poc'anzi alle responsabilità politiche di tutti i colori politici che si sono succeduti, incominciando dal centrodestra, dal Berlusconi, dalla vocazione industrialista sposata vergognosamente anche dalla Lega, per poi arrivare a quelli che dovevano chiudere l'Ilva, la razza politica peggiore, quella dei 5 Stelle, una combricola di ipocriti che hanno saputo soltanto illudere la gente, strappare il consenso popolare, promettendo a destra e a manca la chiusura del mostro, per poi chiaramente così appiattirsi su posizioni vergognose, su posizioni criminali. D'altronde la stessa Morselli ha detto: qui all'Ilva, qui ad ArcelorMittal si svolge attività di produzione in maniera criminale, lo ha detto lei stessa. Per non parlare dell'abbraccio mortale del Movimento 5 Stelle al PD, il PD, questa forza assassina che è autore di numerosi decreti salva Ilva.
non dimentichiamo i due complici assassini di Stato che sono Calenda e Renzi. Non faccio sconti a nessuno, assassini a 5 Stelle, assassini di centrosinistra, assassini di centrodestra, perché poi questa gente che muore non muore per caso. C'è un filo conduttore che porta dei bambini, dei ragazzi all'altro mondo. Diciamocelo senza se e senza ma. La stampa deve avere il coraggio, deve avere gli attributi di dire le cose come sono, altrimenti più che il giornalista potrei fare il reggimicrofono. Mi hanno chiesto di parlare della speranza. Allora io ho aperto il vocabolario e ho letto questo. Sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione, presente o futura, di quanto si desidera. Più genericamente, fiducia nell'avvenire, nella buona riuscita di qualcuno o di qualcosa. Parlare di speranza oggi sembra difficile. Spesso la si confonde con la debolezza dell'animo delle persone più sensibili. Spesso la si confonde con il non fare nulla e aspettare che le cose succedano così, da sole. E intanto il tempo passa. Sparisce la voglia di agire, di lottare per quelli che sono i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre necessità. Ti svegli la mattina, c'è sempre quella luce fioca, respiri sempre la stessa aria, fai sempre le stesse cose, è come se la vita procedesse su i binari di un treno dove tu non sei il conducente. Io oggi vorrei riportare le parole di un educatore contemporaneo che ho incontrato in un esame all'università. Si chiama Paulo Freire. Nell'ultima parte della sua riflessione ha scritto un trattato che si chiama Pedagogia della Speranza. Freire è un attivo sostenitore dell'etica universale dell'essere umano. Come esseri etici, noi siamo capaci di intervenire nel mondo. La stessa esistenza ci ha portati alla necessità di scegliere e di agire. E questo ci riporta alla radicalità della speranza. Come essere umano, come persona, io realizzo la mia presenza nel mondo, io posso prendere delle decisioni, quindi mi pongo degli interrogativi, non accetto il futuro così com'è. Io non accetto la condiscendenza. La speranza è un impeto necessario e naturale dell'esperienza storica, il suo opposto è la disperazione, che è una distorsione della speranza. Se la realtà fosse così com'è, non ci sarebbe affatto il motivo di poter provare la collera. La collera invece è giusta, perché è la risposta della negazione dell'essere umano di poter essere qualcosa di più, di poter essere felice, di poter essere allegro. La speranza è l'allegria, è la lotta, è la felicità della possibilità dell'essere dell'uomo. E se il mondo è qualcosa in divenire, il mio ruolo come persona è intervenire nel mondo come soggetto. Il futuro non è dato, è costruito. E allora Freire continua a scrivere: senza un minimo di speranza non possiamo nemmeno incominciare la lotta, ma senza la lotta la speranza non trova appoggio, perché perde il delizio e diventa disperazione. Io non sono qui a incitare la lotta come tutti quanti la immaginiamo, io sono qui per parlare della lotta come un punto di partenza, come la difesa dei miei diritti, dei nostri diritti, come posizione critica, il diritto alla felicità. Sono qui per dire che a causa di quella realtà ad accettare così com'è, la felicità è stata negata a molti, gli esclusi che ora non possono riempire questo spazio fisico, ma che sono ugualmente presenti con noi, nei nostri cuori e nelle nostre parole. E chi tenta di convincerci che non c'è altro mondo possibile si sbaglia, perché noi possiamo sentirci stanchi di lottare, addirittura tentati di arrenderci, ma poi non ci comporteremo come esseri umani. Noi possiamo continuare a perfezionarci, ad agire. Noi dobbiamo far rinascere la speranza, perché è nostra ed è parte di noi e non dobbiamo dimenticarlo. La mia voce è quella di una ragazza che crede nella speranza. E oggi sono qui e io sono felice di fare questa lotta, sono felice di prendere una posizione, quella di chi non vuole più nessuno
che mi imponga il silenzio. Il professor Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, la riflessione che ho fatto poc'anzi, a distanza di un anno non è cambiato nulla, anzi qualcosa parecchio è cambiato in peggio. Dal punto di vista ambientale sicuramente. Sì, a quello mi riferivo. I dati che emergono adesso sono quelli di una fabbrica che rischia di andare fuori controllo settimana dopo settimana. Gli eventi critici si sono moltiplicati e con questi anche i rischi. Quello però per cui oggi stiamo manifestando è il tentativo di accompagnare un cambiamento e soprattutto c'è la grande speranza che ArcelorMittal vada via e che quindi, non essendoci più nessun altro player, soggetto che faccia da ricambio, Taranto possa sperare veramente in una riconversione. Io vorrei che fosse così, però purtroppo le parole di Patuanelli dello Stato, in rappresentanza dello Stato, sono inequivocabili. Ha detto lo Stato italiano non può assolutamente rinunciare alla siderurgia. Ma bisogna trovare qualcuno che riesca a coprire tutte le perdite. Attualmente abbiamo 2 milioni di perdite ogni giorno e siamo al paradosso che facendo 2 milioni diviso 15.000 lavoratori, ed è anche una cifra abbondante, abbiamo 135 euro al giorno di perdite per ogni lavoratore. Ogni lavoratore costa 4.000 euro di perdite ogni mese. ISDE, ricordo per chi non lo sapesse, ma chi è qua sa che l'ISDE è l'associazione dei medici per l'ambiente. Ne studiamo il rapporto fra salute e ambiente. Parlare qui stasera è particolarmente emozionante e ho fretta che si passi alla parte della speranza, che è una cosa più importante, perché l'analisi del problema ormai sono 30 anni, anzi ancora di più se pensiamo a quello che abbiamo letto all'inizio, la lettera del dottor Leccese, che è uno dei pionieri. Ora abbiamo Anna Maria Moschetti, la mia maestra, ecco. Però noi nel nostro piccolo cerchiamo di lottare, perché voi tutti insieme potete fare qualcosa che io e il dottor Cecinati non possiamo fare. Il dottor Cecinati, il pediatra, mi seguirà a breve. Ho da dirvi poche parole. È un periodo in questi giorni in cui non si parla d'altro. Si parla di una malattia che affligge il sistema respiratorio per cause virali. Allora ho voluto concentrare questo mio brevissimo intervento su un argomento: le malattie respiratorie a Taranto. Prima di tutto, che cosa respiriamo? Ecco, dagli studi del Ministero, studi dell'Istituto Superiore di Sanità, studi locali, è evidente che noi respiriamo, grazie al cielo, spesso in concentrazioni nei limiti della norma, anche se questo non ci protegge, perché un singolo elemento può essere nella norma. Ma se sono appena sotto la norma, tanti elementi, poi quelli si sommano nei nostri polmoni, nel nostro corpo, e poi il danno si somma, anzi si moltiplica l'un l'altro. Ecco, noi respiriamo polveri sottili di ogni natura, PM10, PM2, PM1, le polveri sottili poi veicolano nel nostro corpo e nei nostri polmoni i peggiori veleni che produce l'ILVA, fra cui metalli pesanti, l'arsenico, nickel, cadmio, piombo. Il piombo è un riconosciuto neurotossico, è un elemento che disturba il neurosviluppo. Benzene, diossine, benzoapirene, solfati, solfuri, nitrati, idrocarburi aromatici policiclici, sostanze cancerogene, tutte che si sommano nel nostro organismo. E questo, come comprovato da diversi studi, primo fra tutti lo studio Sentieri, che da decenni studia diverse popolazioni come noi afflitte dall'inquinamento, hanno evidenziato, voglio escludere le altre patologie, tutte le altre patologie cronico-degenerative e neoplastiche che affliggono questa città. Pensando alle patologie respiratorie, è comprovato che a Taranto c'è un aumento di incidenza di queste, c'è un aumento di ospedalizzazione ed è dimostrato che le ospedalizzazioni aumentano nei giorni in cui c'è il vento che soffia sulla città, dal
i famosi Green Day. Ecco, mi ero ripromesso di non fare numeri, di non fare cifre, questo non è un convegno scientifico, ma due cifre le voglio citare, studio Sentieri del 2012, ma confermato in tantissimi altri studi. Tumori del polmone, più 50% di mortalità rispetto alla popolazione di riferimento. Mesotelioma, più 100%, significa che noi moriamo il doppio dei nostri vicini per mesotelioma, ma soprattutto il tumore del polmone, perché a differenza del mesotelioma, il tumore del polmone è un big killer, è molto frequente, e questo è il prezzo da pagare per produrre acciaio. C'è anche un elemento non solo sanitario ma anche di giustizia. Sono costretti da anni a curare le persone che altri hanno fatto ammalare. Tutti insieme possiamo fare una cosa, pensare alla speranza, pensare al futuro, pensare in una città in cui ci sia più salute e più diritti. Grazie. Un cartellone molto, un attimo professore, molto significativo. Il tempo dei bambini appartiene ai giochi, non alla chemio. Più 54% di tumori, meno 2 anni di speranza di vita. Vergogna, si dovrebbero vergognare i nostri parlamentari, quelli che hanno carpito la buona fede promettendo, mi riferisco ai 5 Stelle, promettendo la chiusura dell'Ilva quando stiamo ancora peggio di prima. Una vergogna a 5 Stelle. Ritornando da Marescotti, prego, ci scusi l'interruzione, ma era significativo. Quello che abbiamo visto, cioè questa sofferenza, non è in cambio del profitto, ma è in cambio di una perdita intollerabile. Per cui la stessa ArcelorMittal ha detto: con 2 milioni di euro al giorno di perdite, io non sto a Taranto, e lo Stato non avrà sicuramente in queste condizioni di mercato un ricambio. Quindi abbiamo un'occasione importante, la gente afferra il fatto che siamo a un momento di svolta e che il problema non è più economico, non abbiamo più un soggetto economico che ci vuole far ammalare per il profitto. In questo momento non c'è più nessun soggetto economico che vuole stare a Taranto, e il governo sta inventando una ipotesi di continuità produttiva che non sta in piedi dal punto di vista economico. La scienza, l'economia e il diritto sono tutti allineati per dire che questa esperienza non può più durare. E buonasera a tutti e grazie di essere qui. Io sono arrivato a Taranto da non molto e abbiamo cominciato un percorso con un reparto di oncologia pediatrica che in realtà era piccolo e doveva mettersi in moto, e ha cominciato a essere in moto, e devo dire la verità, tutto questo grazie al sostegno e alla solidarietà di tanti di voi, non soltanto a Taranto ma in tutta Italia. E la sveglia della solidarietà doveva essere anche per le istituzioni, che sono ancora in ritardo, ma insomma devono arrivare. La cosa importante è avere la possibilità di poter curare i bambini, i ragazzi, i giovani qui a Taranto, e dargli quindi questa possibilità. Io oggi sono qui per loro, perché ho incontrato i genitori di un mio paziente, ne ho visti altri, loro qui oggi non ci possono essere, potete immaginare perché, non solo perché qualcuno è ancora dentro l'ospedale e quindi non si può muovere, ma anche perché chiaramente non può essere a contatto con tante persone. Sapete che in questo periodo poi c'è quest'altro spauracchio, diciamo, che c'è praticamente in giro, però di cui si parla sempre tanto, proprio non si parla delle cose vere. Quindi io sono qua per Chiara, sono qua per Biagio, sono qua per Alessio, sono qua per tutti questi ragazzi che ho incontrato e per i loro genitori che hanno fatto un percorso importante e sono stati vicini ai loro figli nei momenti più complicati. Per quanto riguarda, come diceva Delio e come dicono anche le altre dottoresse del territorio, come la dottoressa Parisi, come la dottoressa Moschetti, come tutti gli altri dottori che sono impegnati in questa battaglia, io sono stato spesso contestato sulla questione dei numeri. Lasciamo stare la questione dei numeri. A Taranto comunque un aumento di incidenza dei tumori infantili c'è, ed è stato riportato da uno studio indipendente. Lo studio indipendente è quello dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi i dati non sono i miei. Anche se sono numeri piccoli, perché per fortuna i tumori pediatrici hanno una incidenza bassa, anche se un solo bambino si ammala in più di quello che deve essere ogni anno, è un problema, punto. Cioè, inutile stare a dire questo. Quindi
Quindi la cosa importante è ridare dignità a questa città che ho scoperto essere molto molto bella, che con una situazione che dovrebbe, diciamo, avere con una ricchezza che ci dovrebbe essere, poi invece c'è tanta gente che ha delle difficoltà, e dargli la possibilità che a queste famiglie, perché quando si ammala un bambino si ammala tutta la famiglia, che non solo c'è la questione della malattia, che poi si trovano in difficoltà perché devono andare fuori, perché poi salta il lavoro, perché poi salta la famiglia, e quindi avere un punto di riferimento vicino su un reparto che per me dovrebbe non esserci mai, però deve essere un punto di riferimento, e quindi avere loro un punto a cui fare sempre, avere sempre ascolto. Questa penso che sia, diciamo, la cosa importante. E io chiudo dicendo che a me mi dicevano sempre, anche quando ancora qui iniziavo a studiare, che viene prima la salute, quindi lo ribadisco, viene prima la salute. Questa è la cosa più importante di tutto. Grazie. Grazie, dottore. Mare Scotti, c'è una Taranto viva e vivace. Questa sera c'è una Taranto sana, una Taranto che difende la propria dignità, il proprio diritto alla vita. Da persone ultra settantenni a ragazzini di 10-15 anni, una unione di generazioni. Sì, lo si può vedere, c'è tantissima gente e non ci aspettavamo questa risposta dopo un assedio a questa città che è durato da più di 10 anni, quasi 10 anni di decreti salva Ilva, però ci tengo a dire, questa è una città che riesce a dimostrare di dignità, resistenza, e questo è il momento per farla contare, perché politicamente questa gente deve essere ascoltata. Una mia riflessione, io voglio sempre così essere, talvolta spaccare il capello, ma qui non si tratta di spaccare il capello. Avrei voluto la partecipazione di tutte le associazioni, ci sono state altre realtà che per loro scelta hanno deciso non partecipare, hanno deciso di non partecipare. Beh, al di là delle modalità possiamo essere favorevoli o contrari alle modalità, ma lo spirito deve essere quello dell'unità. Condivido assolutamente, tutte le questioni che possono dividere alcune persone non devono prevalere invece sullo spirito di unità del popolo. Una bella risposta della città, una risposta di civiltà, una risposta fatta con eleganza ma con determinazione. Abbiamo molto così puntato l'attenzione sull'Ilva, ArcelorMittal, ed è la verità, perché Ilva è il cancro dei cancri, ma non dimentichiamo altre realtà cancerogene come l'Eni, come Tempa Rossa, come le discariche, come in taluni casi anche la Marina Militare. Che dire, ci auguriamo che certe manifestazioni non ci siano più, perché vorrebbe dire che il problema è stato risolto, ma purtroppo non siamo ingenui e non sarà così. L'unico modo è contrastare questo governo, come abbiamo contrastato i precedenti. Non è una questione di colori politici, non ce ne frega niente del centrodestra, del centrosinistra, dei 5 Stelle. Ci interessa difendere la vita, e quando la politica è assassina bisogna contrastarla senza se e senza ma. Bene, abbiamo cercato di dare un contributo attraverso le interviste, attraverso questi video, alla questa splendida fiaccolata, un piccolo contributo, perché la fiammella della speranza sia sempre accesa, la fiammella della vita.